La domanda che mi viene fatta più spesso da parte di persone che vengono al box per la prima volta è: ma divento come te poi se comincio a fare CrossFit? Soprattutto dalle ragazze, devo dire. I ragazzi ovviamente mi guardano solo un po' sospettosi, ma non hanno il coraggio di dirlo. E io, a seconda delle persone che ho davanti, rispondo diversamente. Se davanti ho una persona che capisco la domanda è ma diventerò come te ed è spaventata da questa cosa, rispondo no. In realtà nel CrossFit si allenano un sacco di capacità, eccetera, eccetera. Cioè cerco di sminuire questa caratteristica. Invece se colgo che la domanda è ma divento come te, poi certamente se ti impegni, certamente sì, sei nel percorso giusto. Allora, come mi sono approcciata al CrossFit? È stata colpa di mio marito, perché io facevo allegramente palestra, facevo fitness classico, quindi step, aerodance, tutte quelle attività di sala, diciamo non di sala pesi, ma di sala fitness, quindi sale corsi, anche 2-3 ore al giorno, e quindi pensavo di essere una persona abbastanza in forma, con una resistenza cardiovascolare fuori dall'ordinario. E poi mio marito ha cominciato ad interessarsi sul CrossFit, quindi ancora ai tempi di Maddaloni, stiamo parlando di anni e anni fa, 2009-2010, ha cominciato a interessarsi e mi ha detto ma dovresti provarlo, io di tutto quel mondo che lui mi raccontava conoscevo praticamente solo i kettlebell, e soprattutto lui mi faceva vedere questi filmati di questi omoni che tiravano su questi pesi imbarazzanti. Ho detto io un bilanciere non lo prenderò mai in vita in mano, le ultime parole famose. Mi ha portato a fare una lezione in M1, che è stato il primo box dove mi sono andato ad allenare, e mi sono divertita, e glielo ho dovuto dire, ma mi sono divertita. Poi mi ha riportato la settimana dopo e ho detto ma sai che mi sono veramente divertita, e alla terza lezione mi sono iscritta. Avevo appena fatto il rinnovo in Virgin per un altro anno e l'ho regalato praticamente alla Virgin per tutto l'anno. Prima di fare CrossFit facevo attività di palestra, quindi step, dance, aerodance, aerobica, eccetera. Ho fatto tanti anni di nuoto, prevalentemente sempre sport individuali comunque, mai nessuno a livello agonistico prima del CrossFit. A me il CrossFit ha letteralmente cambiato la vita, non solo dal punto di vista più wellness, come si dice anche alle persone che vengono al box, cominci a stare meglio, a mangiare meglio, a innescare quel circolo positivo di attività e di azioni che ti fanno poi acquisire uno stile di vita migliore, ma ha cambiato le prospettive future professionali. Io ho lavorato in banca, ho lavorato per tantissimi anni in aziende multinazionali, in banche di rilievo internazionale, e poi piano piano da un lato cresceva l'interesse per questo sport, e non solo dal punto di vista della pratica ma anche della potenzialità di insegnamento, e dall'altro decresceva invece il mio interesse per l'attività che facevo in banca. Quindi ho portato di pari passo le due cose, fino a che a un certo punto c'è stata l'occasione per poter lasciare definitivamente il mio lavoro in banca e buttarmi in questo mondo, e quindi acquisire il box e cominciare a fare non solo il trainer ma anche il box owner. Non ho nessun rimpianto, non tornerei mai indietro. Forse ecco, l'unica cosa, io ho aspettato un po' prima di fare il salto, perché ho aspettato che l'azienda avesse i tempi giusti per lasciarmi uscire, e ho sofferto molto in quell'ultimo anno in cui ho aspettato, facevo il doppio lavoro, e tornando indietro penso che nessuna quantità di soldi valga la tua salute mentale, il tuo star bene, e non aspetterei più un anno, mi butterei subito su questa cosa. La gara che mi ha dato più soddisfazioni è la gara a cui ho anche partecipato più spesso negli anni, del French Throwdown, perché è una gara a cui ho partecipato per la prima volta quando sono diventata master. Ho fatto un primo posto pari merito, un primo posto, poi un secondo posto, poi un anno sono mancata e l'anno dopo sono tornata perché non potevo mancare, e ho fatto un terzo posto. È una gara che è sempre stata sfidante per le persone che ci partecipano, quindi il livello è medio alto. È una gara organizzata
veramente in maniera eccelsa, con persone che ti accolgono a casa, ed è quindi la gara che mi sta nel cuore assolutamente di più. Allora, se una persona dopo una settimana che è al mio box e quindi fa, diciamo, crossfit da una o due settimane forse al massimo, mi dice voglio fare una gara, e gli dico beh, perché no, un giorno magari la faremo, assolutamente, se questo è il tuo obiettivo, lo condivido, mi piace, ok? C'è un percorso per arrivare a questo obiettivo, lo facciamo insieme, questo percorso passa da meccanica, consistenza e poi intensità, quindi classi, qualcuno che ti guarda, qualcuno che ti sta dietro, miglioramento, raggiungimento di determinati livelli minimi e poi ci cominciamo a mettere in gioco con la prima garetta più facile e poi via così. Però sì, gli direi, non gli direi mai no, gli direi è giusto, è bello che tu abbia questo sogno, ci sono un sacco di passi da fare e li faremo insieme. Come fare a conciliare tutto nella vita? Questo è diciamo, credo, il problema della maggior parte delle persone, perché la mia vita è una vita come altre. Ci sono persone che vengono qui e si ritagliano un'ora al giorno, ma la mattina sono in giro dalle 7, hanno già portato due figli a scuola, hanno già fatto tre riunioni, si sono già scapicollati per fare la spesa, hanno già ripreso i figli, li hanno portati da un'altra parte, poi hanno già fatto le commissioni, quindi in realtà la mia vita è piena come quanto la vita di altre persone, quindi è solo questione di organizzazione e soprattutto di priorità. Diciamo che una persona che come me ha fatto la scelta consapevole di scegliere questa vita si bacia le mani ogni giorno che si alza la mattina per la fortuna di poterla fare e di avere visto com'è una vita diversa, cioè una vita in cui tu ti alzi la mattina e fai qualcosa che non ti piace. Se tu fai qualcosa che ti piace, tutto quello che fai diventa un po' meno difficile, sicuramente sfidante, sicuramente le cose sono sempre tante da fare, a volte vado un po' in sbattimento se non riesco ad avere il tempo che vorrei per il mio allenamento, che per me è una delle mie priorità, però insomma fa parte, ci sono periodi dell'anno in cui posso concentrarmi di più e periodi in cui posso concentrarmi di meno, ma si fa, e la serenità c'è perché a parte che essere negativi o essere arrabbiati non è che ti fa avere più tempo, non aiuta. E poi insomma, se la vita la prendi positivamente, la vita ti sorride, se no vai, se vai in sbattimento tu, pensa un po' come ti tira sotto come un camion. Allora, la cosa che mi piace di più del box è la vita da box, quando posso venire qua la mattina, allenarmi con i miei compagni di allenamento, quando posso fare qualche classe, parlare con i clienti, eccetera, eccetera. Quello che odio di più del box è tutta la parte amministrativa, compilazione di moduli, pagamento delle bollette, risposta alle mail, quelle un po' più rotture di scatole, quindi tutta l'attività proprio più amministrativa, che per fortuna piace molto a mio marito, quindi siamo bene accompagnati. Allora, forse sarà un po' strana da questo punto di vista, non ho più un esercizio preferito da un po' di tempo. Sono riuscita a cambiare atteggiamento rispetto ai workout e agli esercizi e mi diverto a fare qualsiasi cosa, perché è diversa l'aspettativa che ho nel momento in cui affronto un esercizio. Quando io affronto un ring muscle up, che notoriamente non è proprio la mia skill dove sono eccellente, ok? Già fare i ring muscle up che ci sono da fare, riuscire a farli con una buona forma è per me un buon risultato, quindi l'aspettativa mi rende, diciamo, sono contenta di quell'esercizio, come l'ho fatto. Un esercizio dove vado magari meglio, che può essere, non so, il vogatore, dove vado meglio, mi mette più tranquillità da un punto di vista di come lo affronto, ma non mi diverte di più farlo più velocemente, perché è più facile per me. E devo dire che negli anni tutti i workout che faccio mi piacciono sempre, non c'è più nessun workout in cui io dico che schifo questo workout. Se qualcuno mi ha un punto interrogativo, ecco lì mi viene paura, perché lì probabilmente c'è la fregatura e c'è da star male mentre lo fai.
fare una garetta one to one. E, la Donatella Campolucci, per forza, perché siamo stati rivali, come si dice, amiche e nemiche, no? Per un sacco di tempo. Prima ero io più forte di lei, adesso è lei più forte di me, ma non so per quanto, mi sto allenando, Dona. È perché abbiamo instaurato un rapporto di amicizia sportiva e competizione sportiva molto, molto sano. Questo quindi sarebbe molto bello. Cioè, saremo quelle che quando una vince, l'altra la prima roba che fa, è andare a battere il 5. Questo non ha prezzo. Io direi che per uno che si approccia per la prima volta alle gare o comunque ha pochissima esperienza, però vuole cominciare a intraprendere una carriera competitiva, la prima cosa che deve pensare è che fare le gare gli deve piacere. Cioè, la sensazione di essere sul floor, dell'altro che ti supera o tu che stai andando più veloce, o tutte quelle sensazioni lì devono essere sensazioni che ti riempiono e sono quelle che ti piacciono. Se invece tu soffri questo tipo di sensazioni, probabilmente ti piace l'aspetto competitivo del CrossFit, ma non sei adatto a competere veramente su un floor, perché competere su un floor ti obbliga a fare i conti con te stesso e gli altri continuamente. E se questa cosa non ti piace, è difficile andare avanti in questo settore, nella parte competitiva, secondo me. Deve piacergli quello che poi va a provare. Tutto sommato, io quando tra un WOD e l'altro durante le gare mi fermo, mi guardo intorno e dico: ma a me sta roba qua mi piace proprio, mi diverto, mi piace. Qualcuno, il WOD prima è andato male, ok, bene, dove è andato male? Perché è andato male? Cosa potevo fare diverso? Cosa ho fatto meglio gli altri? E sono insight che ti porti a casa, no? Ecco quello su cui devo lavorare, vedi, tu pensavi di e invece gli altri sono. Ma è sempre un sì, però cazzo, essere qua, lottare per arrivare primo, è quello che mi piace. Se ti piace questo, sei a posto. Allora, innanzitutto ricambio i saluti della Dona. No, saluto tutte le mie compagne di avventura, di competizione, anche perché io sto per passare ai medi categoria, mi sto per diventare vecchia, quindi però prenderò, diciamo, nuove amiche di categoria molto presto. E saluto tutti quelli che mi conoscono, tutti gli amici del box. Un ringraziamento speciale a te per l'occasione.